Amici di gramichele.eu, ben trovati a una nuova finestra amministrativa sullo speciale amministrative 2016 a Gran Michele. Siamo qui proprio con un'altra finestra, come vi dicevo, in compagnia di due candidati al Consiglio Comunale nelle file del Movimento 5 Stelle. Vado subito a presentare. Abbiamo gradita e gentile presenza di l'amica Michela Catania e l'avvocato Salvatore Lirrosi. Intanto grazie di Buonasera. essere qui con noi. Intanto rompiamo subito il tabù, come facciamo con tutti i candidati, e vi chiedo di darvi del tu, se mi autorizzate. Certo. Così Per possiamo questa avere un volta sì. dialogo più per questa volta. Grazie, dottoressa Michela. Allora, gli amici Salvatore e Michela sono candidati al Consiglio Comunale nelle liste del Movimento 5 Stelle a sostegno del candidato sindaco Purpura, Giuseppe Purpura. Correranno con una sola lista anche per statuto, regolamento, per scelta proprio del movimento, quindi non amano molto le alleanze per statuto e quindi correranno con le proprie forze, con le proprie idee, e il proprio programma da soli alla carica di sindaco per gestire questa città per i prossimi 5 anni, sperando sempre che non si vada a nuove elezioni, ormai c'è la moda dei 2 anni e mezzo, quindi speriamo per 5 anni di avere Ce la una nuova, faremo. chiunque essa sia, di avere una classe dirigente, una classe di amministrazione che possa lavorare per il bene di questa città. Allora, Salvatore, intanto io ti chiedo per galanteria di fare iniziare a Michela in questo dialogo che avremo qui stasera di La tua presentazione. richiesta è superflua, può andare tranquillamente in La ringrazio. Allora, porto. Michela, studentessa? No, ho passato Finita? questa età già da qualche annetto, però Cosa fai nella vita ora, in questo momento? ho un doppio lavoro. Allora, presentiamoci intanto alla città. Michela Catania in questo momento a Gran Michele. Esatto, Michela Catania è stata una dei tanti giovani che ha attestato sulle sue spalle cosa vuol dire non dover tirare la giacca a nessuno e per mancanza di lavoro andarsene via. E quindi purtroppo, ahimè, l'esperienza che poi mi ha anche arricchito, ho abitato 1 anno e mezzo a Londra, come gran parte dei granmichelesi, figurati, ti racconto un piccolo aneddoto. Mi sono incontrato un giorno nell'immensa città di Londra con un ragazzo granmichelese ed erano circa 15 anni che non ci incontravamo a Gran Michele, ci siamo visti a Londra. Sono Sono tanti, Gramigliele, non solo Londra, veramente tanti, tra tantissimi. E Svizzera, Londra, Germania. questo è una cosa di cui non portarsi assolutamente merito, specialmente in No, questa città. assolutamente, perché io in primis che l'ho provato, sento dire tanti giovani, ah, da questo paese me ne andrei, non c'è niente. Dico, sì, è vero, non c'è niente, però è anche, io penso, doveroso ed è un compito di ognuno di noi rimanere a combattere. Io me ne sono andata, adesso oggi dico grazie che me ne sono andata perché mi sono arricchita su tante cose, ho imparato l'inglese, sto lavorando grazie a questo. Quindi mi sono rimboccata dalle maniche, da una crisi siamo riusciti a uscirne fuori, traendone i punti positivi. Però è anche vero che a un certo punto io mi sono resa conto che per quanto Londra mi stesse dando lavorativamente, economicamente, a livello di conoscenze, con la lingua e quant'altro, il mio paese mi mancava. E Mi quindi ho mancava. deciso di tornare e rifare questo salto, provare questa nuova esperienza. È la tua prima volta candidata, Sì. quindi La mia hai primissima deciso di volta. spenderti per la città e hai deciso di sposare e sostenere un programma diverso, il Movimento 5 Stelle. Cosa ti ha portato a credere in questo progetto? Allora, io è un progetto, il 5 Stelle in generale l'ho sempre appoggiato da quando è nato, l'ho sempre seguito, l'ho sempre appoggiato e l'ho sempre apprezzato. Quindi, poi quando ho saputo di avere questa possibilità, di poter sostenere il Movimento 5 Stelle, accorpato poi a un candidato sindaco della portata di Giuseppe Purpura, è sicuramente stato un valore aggiunto, perché io e spero gran parte dei cittadini, quando sono sempre andata a votare, ho ritenuto di votare secondo 2 criteri fondamentali, su chi era la persona e a quale partito si appoggiava. Perché se una persona può essere una bravissima persona, senza nulla da togliere a nessuno, però appoggia un certo ideale, ai miei occhi personalmente perde. Quindi stimavo già Purpura da prima. Quando ho saputo che Purpura si sarebbe esposto nel Movimento 5 Stelle, avrebbe sostenuto il movimento,
è stata una sorpresa. È stato l'interruttore che ti ha fatto fare questo passo in più. Assolutamente, sì. Bene, parleremo successivamente, nelle domande successive che ti porrò, anche un po' di che cosa ti ha colpito del programma del 5 Stelle per il rilancio e lo sviluppo di questa città di Gran Michele e quali secondo te sarebbero i punti su cui bisognerebbe andare a colpire immediatamente. Invece nel frattempo voglio passare la parola all'amico Salvatore, avvocato, operi a Gran Michele come attività? Sì, Gran Michele, Caltagirone, quindi un po', sì. In questo momento un po' in tutto il territorio siciliano, perché la crisi non c'è soltanto per le attività produttive, ma peggiorando il sistema produttivo abbiamo avuto crisi pure noi liberi professionisti, sia che sia un avvocato sia che sia un commercialista, perché quando c'è un arretramento del sistema economico ne soffrono prima o poi tutte le categorie. Quindi conosci sicuramente le varie problematiche, non solo come a livello lavorativo, ascoltando le necessità dei tuoi, si chiamano clienti, ma anche tu come professionista noti questi problemi a livello... Diciamo che conosco la realtà di Gran Michele e spesso per lavoro riesco a confrontarla con quella di altri paesi, specialmente dei paesi del Calatino, ma anche del territorio catanese. E devo dire in tutta sincerità che Gran Michele, rispetto agli altri, alle altre città limitrofe e anche ad altre città un po' più lontane della stessa provincia di Catania, mi limito solo alla provincia di Catania, restringiamo l'ambito territoriale, devo dire che ancora, nonostante tutte le difficoltà, nonostante ancora è una città che offre qualche cosina da un punto di vista formativo e lavorativo, ma è una città, io la definirei come un'automobile di grosse dimensioni, però con dei pneumatici molto piccoli e che quindi non può riuscire a sfruttare tutte le sue potenzialità. Ha potenzialità Gran Michele? Gran Michele ha delle grosse potenzialità. Ne parliamo successivamente, anche per te la domanda che ho fatto a Michele. Cosa, intanto è la tua prima volta come candidato? Allora, io come candidato sì. Però devo dire che ho avuto delle precedenti esperienze politiche, non a livello amministrativo. Mi avvicino alla politica nel 94, all'indomani della 93-94, all'indomani di quella stagione che tutti gli italiani ricordano, cioè Tangentopoli. Mi avvicino ai movimenti di destra, allora Movimento Sociale, ed eravamo in una fase di transizione verso Alleanza Nazionale. Mio padre ha ricoperto anche in questo paese la carica di consigliere comunale dal 94 al 98, nel 98 è stato candidato anche come sindaco. Diciamo che io vengo, la mia provenienza è... Quando la politica era con la P maiuscola. Diciamo che io quando parlo con mio padre di quel periodo, del 94 al 98, mio padre già da giovane frequentava il movimento sociale, poi si è sposato, ha messo su famiglia, come si suol dire, e quindi un po' si è allontanato decisamente. Nel 94, siccome nel 93-94 si respirava un'aria nuova, perché Tangentopoli si stava demolendo, almeno si credeva che si stava allora si credeva che il movimento, quel sistema era in rotta. Poi abbiamo visto che la storia ha dimostrato tutt'altro, una realtà diversa. E io dico sempre a mio padre: sei stato fortunato perché ti sei inserito nell'attività amministrativa del comune, anche se era un consigliere di minoranza, perché fu il primo mandato di Canzoniere allora, e c'era, diciamo, con Canzoniere noi la amavamo definire allora una maggioranza bulgara, perché il sistema elettorale era diverso, il sindaco veniva eletto e insieme tirava tutti i consiglieri della maggioranza, loro erano 20, loro erano 14. Da questa parte una netta maggioranza, come è successo? 14 a 6. E quel periodo era un po' libero dai condizionamenti, perché tutte le persone che nel ventennio precedente o nel decennio precedente avevano amministrato la cosa pubblica, con quell'aria di novità, con
se me lo consenti, con quel tintinnio di manette hanno fatto un passo indietro e hanno lasciato un pochettino di spazio alle nuove leve, diciamo. E quindi mio padre ebbe la fortuna di capitare in quel momento. Un momento, quello là, che se me lo consenti, io lo sovrapporrei anche a quest'altro momento, per ragioni diverse. Adesso viviamo dal 2011 a ora una crisi pesante che ha interessato tutti i settori produttivi locali ma anche nazionali, perché è bene leggere la crisi locale e dare una lettura nazionale ed europea di questa crisi, perché altrimenti rischiamo di sottovalutare il fenomeno. E in questo momento si respira un'aria particolare. E quindi ritengo che siano due periodi sovrapponibili, Tu, allora, diciamo. cosa ti ha portato a te personalmente, proprio da questa tua esperienza di un altro schieramento, no schieramento, la tua famiglia, giustamente come ci ha raccontato, avevano un altro ideale politico. Cosa invece te personalmente ti ha spinto a credere in un progetto che oggi si chiama Movimento 5 Stelle, nella realtà proprio di Gran Michele? Allora, io prima, se me lo consenti, volevo fare una doverosa premessa. Io a fine marzo partecipo a una riunione del Movimento 5 Stelle. Io voto un Movimento 5 Stelle da diversi anni, almeno da 4-5 anni, cioè proprio dagli albori del Movimento 5 Stelle. A fine marzo partecipo a questa riunione, nonostante io la seguissi da fuori l'evoluzione, la crescita del Movimento 5 Stelle anche a livello nazionale. Partecipo a questa riunione perché seguendola da fuori so che il candidato a sindaco, il portavoce dei cittadini granmichelesi per il Movimento 5 Stelle era stato designato proprio Giuseppe Purpura, detto Pippo Purpura. Quindi mi avvicino al movimento perché vedo che il movimento comincia ad avere un respiro, ha una venuta di ampio respiro. Il movimento si sta aprendo, entrano anche altre componenti all'interno del movimento e vado in questa riunione e trovo un bel gruppo in cui si discute, in cui ci sono delle posizioni anche alcune volte diverse, però si discute, alla fine si fa una sintesi. Non c'è Pippo Purpura o Tizio e Caio che alla fine sentono e prendono la decisione. La si discute e si mette ai voti. Quindi già questo approccio democratico all'interno di un partito mi ha spinto ad avvicinarmi, non a La candidarmi. normalità ti è sembrata. La normalità, diciamo che noi abbiamo confuso l'eccezionalità con la normalità. Quella era la normalità, però oggi noi la stiamo riscoprendo. Quindi la precisazione, la premessa che volevo fare io è che 3 anni fa il Movimento 5 Stelle a Gran Michele si è presentato, era la prima volta che presentava una lista per le elezioni del sindaco, si sono spesi dei ragazzi validissimi. Dopo quel risultato elettorale che è stato, diciamo, deludente, visti i risultati alle nazionali, alle regionali, che a Gran Michele erano stati abbastanza cospicui in termini di consenso elettorale, io volevo ringraziare tutti quegli attivisti storici che dal 2013, se non erro, quando sono Sì, state le ultime, 2013. 2013 al 2016, hanno resistito, perché guardate, non è semplice essere messi all'angolo e resistere mentre gli altri danno uno sfoggio di forza elettorale. Cioè, il Movimento 5 Stelle in questi 3 anni ha lottato in silenzio, e per questo io voglio ringraziare gli attivisti storici, speriamo di non dimenticarne qualcuno, e sono quasi tutti candidati, tra cui Giancarlo Sileci, Marisa Quattrocchi, Salvo Passamonte, Graziella Di Graziella Di Pasquale, Pasquale, Morena Liotta, Teresa Pitrella pure, Teresa Pitrella, Samuele Emilia Cucuzzi, ti aiuto un Cucuzza po' io, ma su quelle che ci e ricordiamo. Pippo Purpura, che 3 anni fa fu pure candidato. Grazie a queste persone oggi il Movimento 5 Stelle è presente a Gran Michele. In altri comuni, diciamo che non hanno presentato liste, a Gran Michele è presente grazie all'impegno di queste persone.
Perché vedi, in un gruppo ognuno ha il suo ruolo. Io il gruppo lo definisco come, lo possiamo definire come una squadra di calcio. Ognuno ha i suoi ruoli. Non tutti possiamo essere il centravanti, la prima donna, però anche chi sta dietro, anche chi collabora, anche chi spende il suo tempo, in momenti in cui, in momenti anche non elettorali, quella persona deve essere premiata, sia durante la competizione elettorale e anche dopo. Questa è la breve premessa che io faccio, e quindi di ringraziamento ai miei nuovi amici, perché io molte di queste persone non le conoscevo. La ragione per cui mi spendo per il Movimento 5 Stelle e aderisco al Movimento 5 Stelle in prima persona è che ho io una sorta di repulsione verso questo sistema partitico affaristico, sia a livello nazionale e sia a livello locale, perché la politica è un'altra cosa. L'interesse, anteporre l'interesse personale all'interesse comune non è più politica, ma, se mi passate l'espressione, può essere anche definito, io lo definirei mafia, perché per me la mafia non è soltanto la sparatoria, il tritolo sotto l'autostrada, ma la mafia è anche questo, anteporre il proprio interesse a quello della collettività. Forse capisco che qualche web telespettatore lo potrà ritenere un termine molto forte, ma io ho questa concezione della politica. Quindi credo che questo sistema, che è stato messo in crisi anche dalle problematiche economiche che a livello nazionale, a livello europeo, ma soprattutto a livello comunale si sono sovrapposte nei vari anni, ha già ricevuto una spallata. Però ora manca un movimento, non dico di protesta, mancano i cittadini che devono dare l'ultima spallata a questo sistema per farlo implodere. E l'unico movimento, perché non lo posso chiamare un partito, l'unico strumento in questo momento in Italia è il Movimento 5 Stelle, perché presenta qualcosa di rivoluzionario, che molti non stanno capendo. Però pian piano, specialmente le nuove generazioni, hanno compreso e vi dico che ci stanno dando un grande sostegno, perché nessuno si aspettava che nel 2013 il Movimento 5 Stelle a livello nazionale potesse diventare il primo partito nazionale. Perché il Movimento 5 Stelle, lo ricordo, è il primo partito, no, perché non mi piace questa denominazione, è il primo movimento in Parlamento. Poi per logiche becere e che sono state dichiarate dalla nostra Corte Costituzionale illegittime, la maggioranza ce l'ha il PD e i suoi quattro amici e amichetti. Salvatore, andiamo un po', anzi ripassiamo la parola a Michela, andiamo un po' sul programma, su quello, parliamo un po' di programma, di problematiche. Michela, chiedo proprio a te, quali sono in questo momento, secondo te, parliamo proprio di Gran Michele, le problematiche, uno dei problemi più importanti di Gran Michele, e come, secondo te, il Movimento 5 Stelle nel suo programma possa andare a risolverlo, ad attaccare quel problema e trovare delle soluzioni? Allora, sicuramente un problema molto sentito da tutti e che esiste realmente, ce ne accorgiamo quotidianamente, è quello della sicurezza, che non ci può assolutamente lasciare indifferenti, ed è un altro tema che mi fa un certo senso rabbia, perché magari sono stati spesi tanti di quei soldi per delle telecamere o per alcuni servizi che poi fondamentalmente non vengono usati. E Gran Michele ormai negli ultimi 15-20 anni è famosa per queste spese inutili e pazze, che poi anche per la creazione di edifici che poi rimangono chiusi, come si può ben notare. Quindi i sistemi ci sono, ci dicono che noi sogniamo, ci dicono chissà quale cosa. Effettivamente è vero, noi sogniamo un paese sia in senso nazionale che in senso comunale. Sicuramente sogniamo un paese pulito, che sia pulito da quello che ha detto lui poco fa parlando di mafia, perché io ritengo mafioso un sistema elettorale in cui un candidato sindaco, non sto facendo una denuncia, parlo di quello che è successo però negli ultimi anni,
un candidato sindaco mi deve venire a chiedere il voto, io in cambio gli devo dare, per meglio dire, io gli do il voto e lui in cambio mi deve promettere un posto di lavoro o qualsiasi altra cosa. Questo non funziona, io sento tanta gente dire ragazzi, io vi appoggio, il Movimento 5 Stelle farà il boom, siete però, innovati, però sogno attaccato. Purtroppo è un concetto che non va bene, è un concetto di mafia, totalmente di mafia, che io non posso accettare. Io come le nuove generazioni e noi del Movimento 5 Stelle non possiamo assolutamente accettare. Quello che è la sicurezza, oltre alla sicurezza sicuramente c'è anche un problema che io dico forse finora è stato poco sentito perché non porta tanti voti, ed è quello sociale. Purtroppo chi ha un disabile in famiglia, come ce lo posso avere io, come ce l'avranno pochi altri, grazie a Dio, chi non ce l'ha però dentro non lo vive questo problema e non sa che cosa significa. Avere un disabile in famiglia, oltre alle varie difficoltà che incontriamo nelle scuole, nelle piazze, nelle strade varie, è anche un problema sociale e psicologico. Quindi a me la cosa che principalmente appoggio anche di questo programma è la sensibilizzazione, perché prima di andare ad affrontare un problema noi dobbiamo capire qual è il problema e per capirlo dobbiamo parlare con i cittadini, con i diretti interessati, che non è Tizio Sempronio che non sanno neanche cos'è la disabilità, non mi possono dire cosa dobbiamo costruire a Gran Michele per i disabili, cosa dobbiamo fare, gente che non ne ha idea. Me lo deve dire gente che ce l'ha in famiglia, una mamma, un bambino disabile, un fratello, qualsiasi cosa sia. Quindi dopo aver ascoltato questa gente bisogna sensibilizzare, perché io l'altro giorno parlavo con una mamma e mi diceva che ha avuto problemi in una scuola perché gli è stato detto, non è una scuola, è un ente privato per meglio dire, gli è stato detto non portare più il bambino perché ci sono bambini che hanno paura o gridano. Quindi io sempre parto da un presupposto, da qui parte la sensibilizzazione. Il bambino ha paura di ciò che l'adulto gli trasmette. Il bambino non può avere paura di un altro bambino perché è disabile, perché i bambini non si accorgono della diversità. Che poi vogliamo fare l'ipocrita, vogliamo dire che sono uguali, non è vero, purtroppo non sono bambini uguali e io lo dico perché ci sono dentro, quindi parlerei a me. Non sono uguali, saranno bambini speciali senza dubbio, ma non sono uguali perché ci sono bambini che a 10 anni corrono e giocano come tanti altri bambini, ci sono bambini che purtroppo a 10 anni non sono in grado di parlare o non sono in grado di camminare, quindi non sono uguali, però un bambino non lo percepisce se non sono io adulto a fargli capire che quel bambino è diverso. Quindi pensi che all'interno del vostro programma la sensibilizzazione e il sociale siano tra i punti fondamentali su cui tu ti sei rispecchiata e creduta in questo progetto? Assolutamente, la sensibilizzazione è una cosa in cui credo tanto ed è una cosa per la quale mi batterò da non eletta, da eletta, non importa. Quindi significa che appena eletta, qualora tu fossi eletta consigliere, ma anche il tuo sindaco, il vostro candidato portavoce del movimento fosse eletto sindaco, uno dei problemi su cui bisognerebbe andare subito a colpire sia quello del sociale, dei servizi sociali anche. Sì, perché poi ricollegandomi anche a questo, abbiamo ricevuto in questi giorni delle critiche per quanto riguarda la passeggiata in bicicletta, perché la pista ciclabile non è tra i problemi di Gran Michele, abbiamo le strade con i buchi, quindi. Però questo fa parte della sensibilizzazione di cui parlavo prima, perché magari tanta gente non lo sa, però avere una pista ciclabile significa avere delle strade ben costruite, di conseguenza significa avere delle strade anche percorribili da carrozzelle, quindi da tanti disabili, quindi mi dispiace per chi ha sottovalutato la creazione di una pista ciclabile, però penso che ognuno di noi prima di criticare qualcosa dovremmo bene informarci su cosa riguarda, su cosa può abbracciare un progetto. Salvatore, mentre Michela parlava di sociale, servizi sociali e anche consapevolezza delle problematiche, delle diversità, Salvatore, invece tu qual è secondo te uno dei problemi fondamentali della città di Gran Michele e che il vostro programma possa andare a risolvere? Uno solo? Uno dei tanti, il più quello a cui tu anche personalmente ritieni sia il principale. Ce ne sono diversi a cui io tengo. La prima cosa è ci sono tantissime tematiche importanti di cui potremmo discutere per ora, però Gran Michele, al di là di tutto, bisogna dare nuovamente a Gran Michele un decoro che è stato perso da diversi anni, da 20 anni a questa parte.
Uno dei problemi che mi viene proprio in mente e che, dato che si è verificato da poco tempo, è quello dell'acqua. Perché il problema dell'acqua, delle risorse idriche, è un problema che secondo me da qui a qualche mese, a qualche anno, avrà una rilevanza e toccherà tutta la popolazione. E lo abbiamo visto nella recente, crisi idrica. Perché è vero, noi ad esempio come Movimento 5 Stelle siamo per l'acqua pubblica, per la gestione dell'acqua pubblica che deve rimanere pubblica, però è anche vero che il comune deve dotarsi di una logistica, di un'organizzazione che possa permettere di evitare questi disservizi che oggi nel 2016 non sono più concepibili. Perché ricordo ai cittadini che ci stanno ascoltando, il disservizio che abbiamo noi sofferto la scorsa settimana è causato dal guasto, dall'usura del tempo su una pompa. Sull'unica In questo momento aggiungo sull'unica pompa che abbiamo a Terlivia. pompa, perché in un comune che si rispetti, la gestione di un pozzo, che poi è quello principale da cui noi attingiamo maggiormente, non può essere gestito con un'unica pompa, ma secondo me, e io ho parlato anche con degli esperti in materia, in altri posti si mettono due pompe che lavorano in alternanza, uno un mese, uno l'altro mese, in modo tale che se una di queste si guasta, c'è l'altra che funziona. Questa Così non ha fatto è la gestione oculata che bisogna. bene secondo te il comune a riprendere la gestione come proprietà o era Allora, io. forse conveniva lasciarla in un'azienda che poteva avere anche degli investimenti su questo tipo di Ti problematiche? ripeto, per me la gestione deve essere pubblica. Poi sono due cose diverse. Tu mi stai chiedendo un'altra cosa. Probabilmente tu mi stai chiedendo se la tempistica è stata quella giusta. E io ti dico che ancora forse non era il momento, ma prima o poi il momento di far tornare gli impianti e la gestione delle acque in mano pubblica è la. Tu mi O con... meglio, non era il momento, Forse il comune prima si doveva la organizzare. Sì, poi risoluzione del domani attenzione. contratto con la SIE, diciamo che è stata fatta un po' tra virgolette alla carlona, perché nel momento in cui tu risolvi il contratto con una società privata, anche se di dubbia provenienza, che dava un servizio e che garantiva il servizio, tu dall'altra parte contemporaneamente devi avere un'organizzazione tale che possa gestire lo stesso servizio. L'acqua è una delle tante cose. Politiche sociali, mi permetti di parlare anche di politiche sociali. Io ho ascoltato i comizi, ho letto i programmi di quasi tutti i candidati. Ritengo che su questo ci sia molta attenzione nei programmi, però poi nei fatti, cioè da giorno 6 in poi, nessuno avrà più attenzione per questi soggetti. Nessuno di questi, ne, ne, nessuno. Dei competitor come sindaco, a livello della carica di sindaco, ha messo, secondo me, tranne il nostro candidato, delle misure adeguate e possibili da realizzare, non dico il giorno dopo delle elezioni, perché forse qualcuno ha dimenticato che la programmazione avviene dopo circa 30 giorni, quindi il 6 e il 7 non si può fare niente al comune, questo per essere chiari e per tornare dal mondo dei balocchi, dove qualcuno penso che ancora risieda. Nessuno, ad esempio, io penso personalmente che le politiche sociali debbano lavorare a stretto contatto non solo con le associazioni che abbiamo sul territorio, ma anche con strutture sovracomunali, tra cui io ritengo opportuno che il comune deve avere una collaborazione diretta anche con la Caritas diocesana. Dove io conosco questa realtà, vi rubo qualche altro minuto, conosco questa realtà perché mia moglie svolge attività di volontariato presso la Caritas diocesana, conosco determinate dinamiche e anche a Gran Michele, guardate che le varie Caritas parrocchiali svolgono
svolgono un'attività veramente di sostegno e che supplisce le manchevolezze che negli ultimi anni ha avuto l'amministrazione comunale. Ma di questa cosa, tranne noi, non ne sta parlando completamente nessuno, forse perché la Chiesa non si schiera e quindi non può spostare pacchetti di voti, non ha valigette di voti da portare a quello o a quell'altro candidato. Ma d'altronde questo a noi interessa poco, questo lo abbiamo dimostrato anche, lo ha dimostrato il nostro candidato sindaco con la designazione dell'assessore al bilancio, che non è di Gran Michele, è di Ragusa, ha lavorato qua e che quindi oggi non può apportare alcun consenso. Quindi tra i primi obiettivi secondo te da focalizzare sono decoro della città e anche servizi sociali. Il decoro della città, acqua, perché acqua è una cosa importantissima, e poi anche i servizi sociali, perché in questo momento di crisi, voglio dire, mi sembra che debba essere una delle frecce all'arco del nuovo sindaco per dare un po' di sollievo. Non si possono risolvere i problemi con le scarse risorse che il comune ha, però occorre la buona volontà. Allora, scusami, a proposito di questo posso fare una parentesi sempre sui servizi sociali. Quello che fa il Movimento 5 Stelle, che l'ha sempre fatto a livello nazionale, ma si trasferirà anche a livello comunale, sarà anche quello dei tagli degli stipendi. È sicuramente un taglio simbolico, perché non parleremo di cifrone che ogni mese al comune magari ci troveremo 100.000 euro, però saranno piccole cifre, perché i consiglieri rinunceranno al gettone di presenza, assessori e sindaco avranno una percentuale, un 30%, grazie, di detrazione, quindi questo ne consegue che comunque a fine mese, per qualsiasi... Lo sappiamo i problemi che ci sono, c'è gente che viene sfrattata, c'è gente che ha seri problemi perché perde il lavoro, c'è gente che non può pagare la bolletta della luce e così via. Sono piccoli contributi, sono piccoli gesti che però fanno capire che questa è una buona politica messa a servizio veramente del cittadino, non è una buona politica al fine di conservare soldi nelle proprie tasche. Michela, questa si ripercuoterà anche, l'ha spiegato il vostro candidato sindaco in diversi appuntamenti che abbiamo avuto, anche i vostri assessori hanno ribadito il concetto di fondo di solidarietà con la decurtazione degli stipendi. Allora, ci siamo allungati un pochettino, io ora velocemente vi lascio la telecamera in un messaggio breve parlando alla città di perché la città deve scegliere il cambiamento e scegliere votare Movimento 5 Stelle, e perché dovrebbe dare il voto anche voi personalmente per essere rappresentati al comune, proprio in rappresentanza dei cittadini. Michela, cominci tu, quella la telecamera, parla alla città. Beh, perché noi del Movimento 5 Stelle, come ha precedentemente detto il nostro gentile intervistatore, siamo dei rappresentanti, nessuno di noi vuole andare al comune con l'intento di prendere semplicemente dei voti e poi fare i nostri porci comodi, come abbiamo visto tutto ad oggi è stato sempre fatto. Quindi siamo solo dei rappresentanti, dei portavoce, andremo a sentire quelle che sono le esigenze del singolo cittadino e andremo a riportarle rimboccandoci le maniche e vedendo cosa è possibile fare per risolvere un determinato problema. Poi è chiaro che nessuno di noi ha la bacchetta magica, però vi possiamo garantire che tutto quello che svolgeremo lo faremo nella totale onestà, nella totale trasparenza e con l'impegno che ognuno di noi non farà mancare. Salvatore, invece tu, il tuo messaggio alla città, perché scegliere il cambiamento 5 Stelle e perché credere in te, Salvatore, al rappresentante proprio dei cittadini del Consiglio Comunale? Io riprendo sempre l'idea del gruppo. Non faccio una personalizzazione qua, perché scegliere i candidati del Movimento 5 Stelle, perché fare la X su Pippo Purpura, candidati del Movimento 5 Stelle naturalmente tra cui io mi annovero. Io dico una cosa, è finito il tempo di prendere in giro le persone, i cittadini sono stati negli ultimi 20 anni, tutte le aspettative dei cittadini negli ultimi 20 anni sono state disattese. Perché oggi questa gente che a voi viene a chiedere il voto è gente che già era presente nel 94, si è ripresentata nel 98 e via dicendo, cioè è da più di 20 anni che vi rappresenta. Ora io mi chiedo, qualsiasi imprenditore, qualsiasi amministratore di un'azienda,
Se assume, faccio l'esempio, Santo Sainbene è inefficiente, naturalmente dopo un po' di tempo viene licenziato. Non penso che Santo Sainbene resti in un'azienda non producendo niente, ma soltanto essendo una zavorra per 20 anni. Dovrebbe essere quindi così. Dovrebbe essere così. Quando noi vi diciamo che siamo dei vostri rappresentanti, ma tra virgolette, come ha detto la scorsa domenica Ignazio Reale, siamo dei vostri dipendenti, perché noi vi abbiamo chiesto il consenso e vi chiediamo di darci fiducia per amministrare la cosa pubblica con una sola caratteristica, con la diligenza del buon padre di famiglia, perché per amministrare la cosa pubblica non occorre chissà quale competenza, qua stiamo parlando di competenza ed esperienza. Occorre gestire la cosa pubblica come la propria famiglia, come la propria azienda, cioè dire con oculatezza e con una visione prospettica anche per il futuro, ma guardando anche indietro, perché la storia, le nostre radici sono importanti. Quindi l'invito che faccio alla gente, che faccio ai telespettatori, è quello di scegliere Pippo Purpura, di scegliere i candidati del Movimento 5 Stelle. Io poco fa ne ho indicati qualcuno, ma sono delle persone tutte valide, ci sono dei professionisti, ci sono degli imprenditori, ci sono degli studenti, ci sono dei giovani che io ho avuto il piacere di conoscere e che hanno una saggezza che va al di là della loro età. Quindi chiedo alla gente veramente di scegliere il Movimento 5 Stelle per dare un taglio alla politica che finora si è sviluppata. E preciso, stiamo attenti quando votiamo, perché le liste, ci sono 200 circa, 208, 205 sì, candidati. Sui 200 candidati. Considerate che ce ne sono 16 per ogni lista, quindi ci siamo superati stavolta. Perché la scorsa volta ce n'erano 200, però i candidati, gli eletti potevano essere 20. Quindi ci siamo superati nuovamente, non ci facciamo mancare niente a Gran Michele, perché in queste liste dove si mettono molti giovani, molte persone della società civile che non si sono mai interessate alla politica, in molte di queste liste, tranne la nostra e qualcun'altra, ma forse una sola, bisognerebbe mettere sotto agitare prima dell'uso, perché dopo l'uso, e l'uso sappiamo che l'uso di queste liste sarà fatto il 5 di giugno, dopo l'uso, se voi agitate, se la competizione, dopo la competizione elettorale, questa lista verrà agitata come una bottiglia, vedrete che quelle facce di giovani, di persone che non sono mai appartenute al mondo della politica, scenderanno in basso e la solita melma che si trova sul fondo della bottiglia riemergerà nuovamente. E quindi noi non avremmo nessun tipo di cambiamento se non tra 2 anni e mezzo ritrovarci nuovamente qua a parlare con voi. È stato un piacere, naturalmente. E chiudendo, approfitto per farvi i complimenti, perché veramente svolgete un servizio encomiabile e io l'ho potuto constatare in quest'ultima crisi idrica. Quindi vi invito ad implementare di più la vostra attività e speriamo, se un domani, come sono sicuro che sarà giorno 6, di poter interloquire tra la vostra struttura e il comune, il nostro sindaco, per cercare di rendere anche più trasparente la nostra attività amministrativa. Quello con le modalità progetto che poi si concorderà voi come altri vostri colleghi, perché questo è il progetto di trasparenza che cerchiamo di offrire. La pluralità. Noi non promettiamo palazzi di vetro, perché i palazzi di vetro, io l'unico palazzo di vetro che conosco è a New York e onestamente ha poco di trasparente, perché i vetri si sporcano. Il palazzo di vetro, attenzione, non è previsto soltanto da una coalizione, ce l'ha anche l'altra coalizione questo palazzo di vetro. Benissimo, la devo interrompere perché stiamo andando oltre. Ti devo interrompere perché dobbiamo essere. Benissimo, io vi do appuntamento delle nuove finestre, ma so che avrete moltissimi incontri come movimento, delle conferenze, dei dibattiti. Proprio in questi giorni avrete un prossimo comizio venerdì sera alle 8 e poi domenica. Venerdì sera è un comizio particolare,
perché parleranno alcuni dei nostri attivisti, tra cui Salvo Passamonte e Salvatore Giandinoto. Salvo Passamonte è uno di degli attivisti storici. E poi lasceremo spazio ai cittadini, perché ci sono stati alcuni cittadini che ci hanno chiesto di poter parlare. Saremo anche noi lì presenti a riprendere. Grazie. E poi avrete un altro comizio in piazza domenica sera alle 8. Avremo un evento importantissimo sabato dalle 17 alle 19, dove interverrà un magistrato antimafia che lavora a Roma sulla legalità e sulle buone pratiche amministrative, perché oggi questo è importante. Benissimo, questi sono stati gli appuntamenti che ci ha presentato Salvatore Lirrossi. Allora, io vi devo salutare velocemente, ringrazio ancora una volta gli ospiti che sono stati qui con noi nella persona di Michela Catania e l'avvocato Salvatore Lirrossi, candidati al Consiglio Comunale tra le file del Movimento 5 Stelle a sostegno della candidatura di Giuseppe Purpura, detto Pippo Purpura, che abbiamo avuto piacere di avere qui con noi nelle scorse puntate, e ringraziandovi di essere stati qui con noi, di averci dato la vostra fiducia, ringraziamo ancora una volta i nostri amici web spettatori per averci dato la possibilità di entrare nelle vostre case attraverso questo strumento, e vi diamo appuntamento a una nuova finestra di Gran Michele.eu ospita per lo speciale attività amministrative Gran Michele 2016. Buona serata e grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.